Si è svolta ieri sera a Ginosa, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, la pubblica assemblea dei lavoratori della Natuzzi, chiesta ed ottenuta al sindaco di Ginosa, Vito De Palma, nel tentativo di rilanciare la vertenza occupazionale che li vede coinvolti. Cresce intanto sempre più il disagio sociale tra i giovani operai e le proprie famiglie in virtù dell'incertezza legata alla concessione della cassa integrazione, ma soprattutto alla mancanza di prospettive occupazionali. Io penso che bisogna riprendere la vertenza anche come enti locali. Noi avevamo partecipato alla sottoscrizione dell'accordo di programma, era previsto in quell'accordo la partecipazione degli enti locali, non siamo mai stati coinvolti in tutto questo, anzi talvolta quando abbiamo chiesto, io ho fortemente chiesto sia con nota scritta, anche con la mia presenza a Bari, mi è stato detto no, ma non ci sono gli altri sindaci, questo e quest'altro e così via. Oggi penso che sia arrivato il momento invece che il tavolo vertenziale, di concerto indubbiamente con le organizzazioni sindacali dell'RSU, vada riaperto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il governo centrale deve farsi carico di questa questione. Dicevo in assemblea, è assurdo pensare che una garanzia per i lavoratori, che è il legittimo diritto alla cassa integrazione nei momenti di crisi per l'impresa, che vede lo Stato farsi carico insieme all'impresa per quanto riguarda l'erogazione di questo salario, di questa parte di salario, addirittura oggi vede il lavoratore invece che deve andare presso le banche, chiedere delle anticipazioni bancarie, pagarne gli interessi. E per cosa? Perché il Ministero del Lavoro, lo Stato non è nelle condizioni di assicurare al lavoratore un suo legittimo diritto. Nella proposta che ho fatto ai lavoratori, che è quello di riprendere fortemente anche la lotta presso il governo centrale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sia indispensabile. Per farlo questo dobbiamo essere tutti, dobbiamo essere in tanti, bisogna far sentire forte la pressione di un territorio mortificato nel diritto al lavoro, e soprattutto, chiaramente lo dico come sindaco Ginosa, ma soprattutto lo dico come cittadino che attraverso anche dei fondi pubblici che sono stati intercettati da un'azienda privata, oggi vede uno stabilimento completamente vuoto e quello stabilimento deve ricominciare a produrre. Praticamente abbiamo chiesto l'incontro al sindaco se in virtù del disagio sociale che si sta verificando sul nostro territorio, ma comunque per tutti i lavoratori natuzzi. In questo periodo sta terminando gli arretrati della vecchia cassa integrazione e al momento non siamo scoperti di reddito sostanzialmente. Per cui abbiamo chiesto non solo al nostro primo cittadino di Ginosa, ma comunque per quanto riguarda tutti i primi cittadini del distretto del Mobile, di aderire tutti insieme a voce unisona per quanto riguarda chiedere al Ministero di anticipare il decreto della cassa integrazione. Cassa integrazione che al momento non abbiamo, se tutto andrà bene probabilmente fra 6-8 mesi dovremo percepire i primi redditi. Detto questo, abbiamo chiesto l'aiuto e l'avallo del sindaco, che è stato ben disponibile a unirsi a tutti gli altri sindaci. E niente, tutti insieme con i lavoratori vedremo di fare qualche manifestazione quanto prima per manifestare questo disagio sociale del territorio. Cosa dicono i lavoratori? Noi, a quanto ho capito, ci vuole l'unione di tutti noi operai, e solo così possiamo risolvere qualcosa, almeno ottenere qualcosa da questa azienda, perché ormai ci sta lasciando. Quanto ho capito se ne sta fregando altamente. Cosa vi aspettate in concretezza, voglio dire, dalla Natuzzi? Almeno che ci siano dei sospiri, almeno dall'anno nuovo, per un impiego, per ritornare al lavoro, più che altro, niente di... Il lavoro è fondamentale.